No, vorrei che parlassero più loro. Sì, sì, no, lascia parlare loro. Ben ritrovati, Delaila di nuovo con voi ed è in piacevole compagnia di questi baldi giovanotti. Ciao ragazzi, è la Persicetana 2009, 2010, 2011, abbiamo un po' di misto. La categoria sarebbero i 2009, però immagino per esigenze di numero, di numero, perché ci sono anche altri tornei, altre partite. Poi non so quanti ragazzi avete iscritti. Vabbè, sono dei 2010-2011, è un bel gruppo di bimbi. 2009 quest'anno sono pochi, si sono aggregati con i 2008. Ah, avete... sono venuti con noi solo oggi per darci una mano un attimino, perché anche fisicamente c'è qualcuno che è rimasto un po' lì, perché giustamente ha due anni in meno e fa quello che può, insomma. Anche tu quanti ne hai? Ecco, meno due? Tu ne hai zero. No, va bene, diciamo che è più un'esigenza di numero, certo, questa. Certo. Sì, ma di solito quando sono così mister è un'esigenza di numero, immagino. Mister Flavio. Flavio, è la sua prima esperienza al Tassi? È già venuto? Abbiamo già fatto diversi tornei. Io fino all'anno scorso ho allenato i 2006 con i 2007. Siamo venuti qui per due anni. Prima ancora con un'altra società, sempre con gli stessi bimbi, siamo venuti qui, quindi ormai sono anni che veniamo a trovarvi. Ci conosce bene, quindi il torneo funziona bene, le piace? Sì, bellissima esperienza anche per loro soprattutto, e belle squadre, cioè, bel livello, loro si divertono tutti, compreso anche gli adulti a vederli. A volte fanno un po' arrabbiare, ma ci sta, ecco. A quest'età è so bello. Allora, parto da qua che abbiamo il portiere, ok? Poi dopo passo anche da voi e vi chiede. Questo è il portiere però? Sì. Ah, ok, meno male. Ciao. Allora, tu guardi quel signore là, mi dici come ti chiami? Leonardo. Leonardo, hai già giocato qua al Tassi? Sì. Sì. Come è andata la partita, l'altra partita? Perché ricordo che questa la devono ancora giocare, ma li abbiamo intervistati prima perché dopo giocano tardi e non riuscivamo con i tempi. Come è andata l'altra partita? Bene. Bene? Te la ricordi? Avevate vinto? Avete perso? No, abbiamo perso. Avete perso. Hai fatto delle parate? Molte? No, ma io vado in porta con i piccoli, ma non con i grandi. Ah beh, va bene, comunque bisogna incominciare. Ti piace il torneo? Sì. Sì. Vieni qua, guarda là. Come ti chiami? Gilgen. E il tuo ruolo qual è? Dove giochi? Sinistra. Sei a sinistra, hai fatto gol, fai gol o? No. No, no. Ti piace giocare a calcio? È il primo anno che giochi? No. Hai già giocato? È sempre qua con loro, con questa squadra qua? No, alcuni con le altre, alcuni con questi. Alcuni con l'altra squadra e alcuni con questi. E da grande vuoi fare il calciatore o? Sì. C'è un giocatore che ti piace in modo particolare? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quindi vuoi assomigliare a lui? Ti piacerebbe? A te non l'ho chiesto, c'è un portiere, non so, un giocatore che ti... Mirante, giustamente, quindi ti fai anche il Bologna. Allora, tu invece sei un po' più grande, quindi mi alzo. Tu sei? Rosario. Rosario. Ah. E che ruolo giochi? Più? Difensore. Difensore. Da quanti anni giochi a calcio? Due anni. Ti piace? Sì. Da grande? Calciatore. Anche tu hai un calciatore che ti piace in modo particolare o al quale vorresti somigliare? Neymar. Sì. Tu invece? Ade. E in che ruolo giochi? Cioè, più o meno, sei davanti come... Ah, sei un portiere? No. Ah, sei anche un portiere, giusto? Sì, perché a quest'età lo so che vi scambiate i ruoli, perché giustamente dovete imparare a fare un po' tutto. Ti piace di più stare in porta o stare fuori? In porta. In porta? Ah, quindi da grande, chissà, forse abbiamo un altro portiere? Sì. Vediamo, abbiamo tempo. Guarda sempre là, così ti vedono da casa. Tu invece sei? Ismail, tu giochi? A calcio. Sì, giochi a calcio, ma sei tipo in attacco, sei nel mezzo?
Destro. Sei destro. E riesci a fare qualche gol ogni tanto? Ti è successo? No. No, no. E, ti piace giocare a calcio, immagino. Da grande vuoi fare anche tu il calciatore o il veterinario? Giocatore. Il giocatore, certo. Anche tu hai un calciatore che... Sì. Pelé. Pelé. Pelé è secondo. Beh. No, Pelé. Te invece sei? Valentino. Guarda pure là, sai? Valentino. E dove giochi tu? Cioè, in attacco. Ah, in attacco. Quindi fai gol ogni tanto? No. No? Perché questi qua, alcune volte giochiamo contro del 2009 e anche del 2010. Siete un po' penalizzati a volte dall'età, però sono queste le partite che servono per farvi diventare dei bravi giocatori, perché quando si gioca con i più grandi e con i più forti si impara molto di più. Devi solo avere la pazienza di crescere e dopo vedrai quanti gol che fai. Tu ce l'hai un giocatore che ti piace? Sì. Quale? Messi, Suarez. E Cristiano Ronaldo. E Cristiano Ronaldo, anche qui? Vieni qua da me. Un altro portiere che è forte, si chiama Neuer. Neuer, ah bello, Neuer. La Germania è la sua squadra del Bayern. È il portiere del Bayern. Piace tanto anche a me, sai, quel portiere lì, ma tanto tanto. E te vorresti giocare in porta? Ci hai mai provato a fare il portiere? No, però faccio schifo in porta. Quindi abbiamo già battezzato che non sarai un portiere, va bene. Leonardo, tu cosa, dove sei più o meno in mezzo al campo? In difesa. Ah, sei un difensore. Quindi un ruolo complicato, importante. Cioè, il ruolo della difesa è un buon ruolo. E anche tu da grande immagino vorrai fare il calciatore. Sì. Quale ti piace come calciatore? Sì. Sì. Ce n'è uno che ti piace in modo particolare? Ronaldo. Non era anche Maradona? Anche Maradona. A lui, sì. Ciciretti di Ronaldi. Ce ne sono due di Ronaldi. Sì. Ronaldinho. No. C'è Ronaldo quello. Guardate là, quello pelato che è quello. Ce ne sono due. Dillo pure là. A me piace un altro. Piace un altro? Allora lo dice quel signore lì? Mi piace Marchisio. Marchisio? Bello. Anche a te piace? Dybala, abbiamo fatto una bella... E Ronaldo. Guardi, anche a te? Van Basten. Van Basten. Sei giovane per Van Basten te però. Anche Dybala, giusto? A me pure. Delle vieni qua a dirmelo, che così guardi là, perché sennò se guardate me loro non vi vedono. Il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos. Capitano. Sergio Ramos, ah. Però cioè, vedo che siete giovani, ma ne sapete veramente tanto di calcio. Cioè, bravo. Ma guardate anche le partite a casa. Cioè, quando sì, si è... sì. No. Guardatela. Aspetta a che mi metto qua. Sa così? Alcune volte. E che partite guardi quando sei a casa? Guardo le partite fra che c'è. Quelle delle serie A. Quelle di serie A? Pure a me mi piacciono. Però... Pure il. Aspetta. Aspetta. Roma contro Spal, è bello. Perché tifo pure la Roma e il giocatore che mi piace della Roma è Dzeko. Io guardo le partite sulle Champions. Va bene, fate la domanda che volevo farti. Serie A e non basta. E le ultime partite di Champions le avete viste? Sì. Sì? Io ne ho un altro di giocatore che mi piace, Ibrahimovic. Ibrahimovic. È della la Galaxis. E c'è Neymar che è della PSG, una volta era della FC Barcellona. FC Barcellona. A me mi piace pure. Mi piace pure che si chiama Ronaldinho. Mi piace. Che è bravo a giocare. Difensore in tutti
Ma voglio chiedere una cosa, giocate nella persicietà, adesso sì. Te lo faccio dire, giocate nella persicietana, da grande nessuno vuole giocare nella persicietana? Io no. Tutti? Io sì. Voi volete arrivare alla Champions? Anch'io volevo arrivare a Sky, però mi sono fermata prima. Una domanda. Dimmi, ma tu guardala là. Ma tu che squadra tifi? Io, allora, la mia squadra del cuore è qua al Progresso, Bologna. Perché chiaramente poi c'è il Bologna, poi però io da quando ero giovane ho il Milan nel cuore. Ma sono perché hai il Milan? È il rosso-blu di Bologna! No, è rosso-blu del Progresso, poi diventa rosso-blu anche del Bologna. Anch'io tifo Bologna. Anche te adesso, Bologna. Anche il Bologna. E c'è il nostro mister che lui tifa? Juventus, io sono juventino. Valentino è il giornalista della squadra. Dammelo. Ho un altro giocatore che mi piace. Griezmann. 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 Atletico Madrid. Dell'Atletico Madrid e poi della Francia. E della Francia. E che francese. Aspetta che c'era prima lui, poi la passo a te. Sta venendo fuori. A me mi piace Chiellini e come si chiama un attimo? Della Juve? Mandzukic. Lo stavo per dire. Ultimo, poi dopo vi devo lasciare perché il tempo ci sta scadendo. A me piace Gigi Buffon. Ah, giusto. Gigi Buffon è porterone. Allora, adesso guardate la telecamera, salutate la vostra società. Ciao persicettana. Ciao. Grazie. Fermi qui. Posso fare